Saluto alle autorità civili, militari, ai sacerdoti di Minturno, a Don Maurizio e a tutti voi che celebrate, celebriamo ormai da più di qualche anno insieme questa festa di San Biagio. E abbiamo ascoltato una lettura, quella di San Paolo, che scrive a Timoteo, che era il responsabile di una comunità. E Paolo dice un po' a Timoteo che significa essere responsabili e mi sembra che sia il consiglio, la serie di consigli che Paolo dà a Timoteo, una traccia di santità di cui oggi soprattutto c'è bisogno, perché Timoteo viene esortato da Paolo ad avere come punto di riferimento del suo servizio, del suo parlare, non se stesso, ma la comunità, avere come orizzonte del proprio impegno gli altri. E mentre così un po' pensavo, no, a queste cose, oggi sono uscite due notizie che forse ci fanno toccare con mano. Che cambiamento di cultura è accaduto al punto che aver perso questa semplice verità, che l'orizzonte dell'impegno sono gli altri e non noi stessi, produce delle situazioni veramente difficili da accettare, da capire. In un condominio di Londra è apparso un foglio, subito dopo Brexit, che recita: tutti quelli da oggi in poi in questo palazzo si parla solamente l'inglese della corona, l'inglese di Sua Maestà. Tutti quelli che non pensano di potersi adattare sono pregati di tornarsene nei loro paesi, così la smetteranno di inquinare la nostra Inghilterra. A Torino è salita su un pullman una ragazza cinese, l'hanno fatta scendere. Allora dici che c'entra? C'entra perché in una cultura come quella che noi ci stiamo costruendo, dove si acquista consenso correndo dietro a tutti gli istinti più strani, più tribali della gente, in una cultura come la nostra, in cui nessuno più si prende responsabilità del bene comune, quindi anche la responsabilità di dire, come dice Paolo a Timoteo, la verità, le cose che sono vere, che sono giuste, indipendentemente dal consenso che questo può provocare, tutto questo porta quasi ad una dissoluzione della società. Noi viviamo un po' in questo tempo in cui è necessaria questa santità, la santità che Paolo raccomanda a Timoteo, la santità che noi contempliamo anche in San Biagio, la santità di chi capisce che deve essere guida e non deve correre dietro. Ora pensiamo a ognuno di noi ha le sue responsabilità, ognuno di noi ha delle persone con le quali ha a che fare, ma pensiamo ad un papà, ad una mamma, ad un insegnante, ad un educatore, pensiamo a un sacerdote, pensiamo a un politico, pensiamo a chiunque abbia una responsabilità. Chi di noi non si sente provocato da questa parola dell'Apostolo Paolo? Parla dicendo ciò che è giusto. Parla senza mai andare dietro, correre dietro, senza mai cedere al fascino degli applausi e del consenso. Che cosa triste sarebbe stata la nostra vita. E sarebbe la nostra vita se incontrassimo solo persone che cercano il nostro applauso.
se non avessimo mai incontrato una persona che ci ha detto una volta la verità, che ci ha detto una volta, guarda, che questo non è giusto. Com'è povera, no? Una società nella quale ognuno pensa di dover solamente acquisire il consenso dell'altro. E se per acquisire il consenso dell'altro tu devi dire delle cose false, devi provocare una catastrofe, non importa, l'importante è che io esco con un corredo di mi piace nel mio profilo, nella mia vita. È una santità questa qui che ci viene suggerita dall'Apostolo Paolo e che vediamo realizzata in San Biagio che per dire e per essere quello che era ha dato la vita, una santità di cui il mondo di oggi ha tanto bisogno. È proprio la testimonianza più bella che noi cristiani possiamo dare, questo non arrenderci a guidare, ma dire, ma noi siamo chiamati a dire, ad indicare una strada, ad accendere una luce, a illuminare un orizzonte, anche se questo costa, anche se questo spesso non produce applausi. È un'esigenza che noi dobbiamo coltivare, tenere, vivere. È quello che noi impariamo da questi santi, o altrimenti noi li ricordiamo come così, con una venerazione antica, ma senza che abbiano niente a che fare con la vita nostra. Onoriamo San Biagio e onoriamo in lui un uomo che è stato responsabile, è stato un vescovo ed è stato talmente forte nel suo impegno, lo ripeto, da dare la stessa vita. Allora chiediamolo per noi, chiediamo la sua preghiera. Signore Gesù, noi ti chiediamo per l'intercessione di San Biagio che nella nostra comunità siano sempre di più quelli che smettano di guardare a se stessi e si guardino un po' intorno. Che smettano di volersi gonfiare di consenso e indichino invece delle strade. Ci siano sempre più persone che non accettino di dire e fare cose contrarie al buonsenso, ma persone che, anche se con la voce debole e anche se da sole, sempre a casa, nel lavoro, nella città, nella parrocchia, dicano quello che a loro modo di vedere è la via giusta, il sentiero buono da seguire. E San Biagio la presenti al Signore questa nostra preghiera e tu, Signore, ascoltala. Amen.